I see weight upon your shoulders My soul now to stand So what could I say Maritano, rimanete seduti, leggerò dal capitolo 10 del Vangelo di Luca, dal versetto 25. La parola di Dio, il Vangelo, dice così. Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse, maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù disse, che cosa sta scritto nella legge, come leggi? E quegli rispondendo disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, il prossimo tuo come te stesso. E Gesù gli disse, hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma il dottore... Volendo giustificarsi disse a Gesù, E chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e disse, Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali dopo averlo spogliato e coperto di ferite se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e veduto quell'uomo passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo. Prima di partire prese due denari e li diede al locandiere, dicendogli prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Gesù chiese al dottore quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? E quello disse colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse va. E fa lo stesso anche tu. Amen. La scrittura dice che nessuno è buono. Solo Dio è buono. Davanti a questa attestazione l'uomo rimane un po' smarrito. Dice, ma come? Io a volte mi sento buono, mi sento una brava persona. Ma il Vangelo dice che nessuno è buono. Ossia, per quando noi possiamo essere buoni davanti alla bontà di Dio, la nostra bontà viene diluita viene annientata. Dio è estremamente buono, Dio è estremamente giusto, Dio è estremamente profondo, Dio ha sempre agito per il bene dell'umanità in, in ogni circostanza. E anche se bene a volte l'umanità percorre delle strade buie, dei momenti difficili, Dio ha sempre il controllo di tutto, non interviene su tutto, non interviene su tutto, lui non è chiamato a fare il grande burattinaio. Ma Dio è chiamato a preservare il suo popolo e a guidare coloro che, ha, che hanno onorato e onorano il figlio Gesù. Io ho chiamato questo titolo il Gesù Samaritano perché il vero Samaritano è proprio Gesù. Ma dovete sapere che c'era all'epoca un grande conflitto, un po' per dirla come oggi, come c'è tra i tifosi dei Napoli e i Juventini, all'epoca non si potevano sopportare i giudei con i Samaritani. Loro, I giudei dicevano che i samaritani erano un popolo di indemoniati. I samaritani in effetti erano stati degli assiri deportati dal re d'Assiria sul territorio di Israele. Quindi era una, pop una popolazione promiscua, mischiata, va bene? Diciamo che erano visti con una forma di razzismo presente ne costantemente nell'essere umano da quando è nato e quindi venivano emarginati, venivano considerati... Persone di serie C, serie D, serie E, insomma, venivano giudicati costantemente, venivano allontanati, venivano in qualche modo, non si doveva neanche nominare il loro nome. Perché do, eh, immaginate che i giudei e gli ebrei erano abituati a, eh, quando volevano dire eh, qualcosa di male a qualcuno, dicevano sei un samaritano. Significava, lo dissero anche a Gesù. Sei un demonio, questo significava, quindi era proprio una delle offese più grandi che all'epoca si potessero fare alle persone, uh, specialmente chiaramente al popolo ebreo. Ora un dottore della legge arriva. Questo dottore della legge è una persona molto, molto istruita e molto pia, una persona che aveva una preparazione. <coughs> e che in qualche modo diciamo così, sentiva il bisogno di chiedere qualche cosa al Signore Gesù, sentiva il bisogno di cercare la vita eterna, oggi anche oggi le Elisire di lunga vita fanno i film, l'Immortale, fanno altri film, eh, li vedete, eh, i Cinque Uomini, quelli, lì a, quelli che con Nautilus vanno, a, vanno sotto Venezia, quel film, insomma... Qua tutti non vorrebbero mai morire, non vorrebbero, qua nessuno vorrebbe morire, d'accordo? Ma eh, nel staccare il biglietto della vita è automatico il biglietto della nostra fine, è automatico, il tempo non si ferma, il giorno passa giorni dopo giorni e man mano la nostra meta si avvicina. In questo quello che vi dico adesso è molto importante, valgono le radici, gli esempi. Il popolo ebreo aveva un esempio formidabile in, in ognuno di loro e la tradizione che loro si tramandavano era un punto di riferimento costante nella vita di tutti. E anche noi abbiamo, abbiamo, eh, abbiamo bisogno di storia, di riferimenti. Anche nel fare stamattina la presentazione del piccolo Riccardo, un giorno qualcuno dirà: Tuo nonno ti ha presentato, e lui farà riferimento. Il problema è che si fa riferimento solo quando uno muore, quando uno se è andato già. Questa è una de, delle difficoltà. Però voglio darvi un esempio di questo riferimento, perché se non lo faccio praticamente non comprenderete. Mio padre ha vissuto a lungo e mio padre saliva le scale dove adesso vive eh, Nicola e Marta fino a 90 anni, 92-93, saliva a piedi, non c'era l'ascensore. Ora quando io salgo le scale, quando dico che non ce la faccio, pensa a mio padre. Capite il riferimento? E mi prendo forza. Ecco perché è importante il riferimento che i genitori, i nonni, danno ai figli e ai nipoti, perché loro un domani si appoggeranno con la mente a quello che, a quello che faceva il papà, a quello che faceva il nonno. Al momento sembra niente, ma noi diamo degli, degli esempi: ma vi ho detto l'esempio delle scale per dire quanto, era, quanto, è, quanto è semplice l'esempio, come entra nella mente delle, dei figli l'esempio dei nipoti, gli esempi che diamo, le parole che diciamo, sono, sono importanti. E gli ebrei credevano questo fortemente. Questo dottore della legge, questa persona preparata, molto preparata, chiaramente la sua specializzazione era nella legge ebraica, nella religione, va bene? E fa una domanda, signore, cosa devo fare? Come se potesse fare qualcosa per ricevere la vita eterna. Va bene? Il problema è che noi non possiamo fare nulla. La vita eterna è un dono di Dio. È un dono di Dio. Chi crede in Gesù ha vita eterna. Chi crede in me non morrà mai. Chi crede in me. Va bene? La nostra forza è che crediamo in Lui e che anche quando moriremo vivremo con Lui. Amen. Allora, cosa devo fare? Gesù... Con, sapendo che lui è un dottore della legge, anche perché andavano vestiti in un certo modo i dottori della legge, gli, fa, gli chiede cosa è scritto nella legge. La, lo riporta a verificare tutto ciò che era presente nella sacra scrittura. Allora il, Signore, eh, il dottore della legge gli cita i due versetti, i due comandamenti che racchiudono tutti i dieci comandamenti. Ama ah, il Signore tuo Dio con tutta la tua mente, con tutta la tua passione, con, tutta, con tutto te stesso. Insomma, sii coinvolto pienamente nel dire a Dio quanto L'ami. È vero. Noi troviamo difficile esprimere alle persone l'amore. A volte, eh, ultimamente, nell'incontro delle coppie che avete fatto, oppure avete visto com'è difficile addirittura a volte abbracciarsi, a volte abbracciarsi, a volte guardarsi sul volto e dire... Delle belle parole a fare dei complimenti alla moglie, al marito, a dire senza di te non vorrei vivere. Amen. Senza di te, io ho fatto una promessa, ho detto a mia moglie, se chi se, me, se dovessi andare prima tu dal Signore, io non intendo proprio risposarmi più. Va bene, veramente, perché anche a parte il fatto che ho 65 anni, ma comunque non vorrei perché non mi troverei più. Non mi troverei più con un'altra persona dopo 40 anni di matrimonio fedele, ma 40 anni di matrimonio belli, vissuti nella difficoltà e nella benedizione. È qualcosa di straordinario, è un percorso stupendo. Ora, amare significa proprio donarsi a Dio. Ama il Signore con tutto il tuo cuore. C'è una considerazione che voglio portarvi tutti quanti voi a fare. Avete visto che sul primo comandamento... Il dottore non, non replica, eppure è il più compendioso, è il più difficile, ama il Signore tuo Dio. Viene colpito dal secondo, ama il tuo prossimo, perché quest'uomo della legge, diciamo, pensava di amare Dio, ma non sa che nell'amare Dio devi naturalmente amare il tuo prossimo perché Dio ti porta ad amare il prossimo tuo. Dio ti porta ad amare significa a considerare la condizione che le persone ha, vivono senza Dio e la benedizione che tu vivi vivendo con Dio. Quindi hai compassione, perché Gesù mostra compassione, ha mostrato pietà per me e ha mostrato pietà per tutti, perché lui è Dio e ha il diritto di mostrare pietà ad ognuno di noi. Io ho avuto bisogno della pietà del Signore. Non pietà come intendiamo noi, ma pietà per intendere come dice la parola. Amore. Se il Signore non mi avesse amato, io non avrei potuto per niente apprezzare Lui. Allora viene, viene colpito dal prossimo. Lui pensa di amare Dio, di stare a posto. Io credo in Dio, sto a posto, ma non stai a posto se non ami il tuo prossimo. Se non sai amare il prossimo, se non sai rispondere con gentilezza, se non sai capire i suoi limiti, se non sai comprendere quando lui cosa vuole, se non sai ascoltare il prossimo. Questa è una grande difficoltà oggi. L'attenzione nostra massima a volte è di pochi minuti, 10, 15, forse anche secondi. Ma in effetti il Signore ci insegna, desidera che noi amiamo il prossimo. Noi colloquiamo molto oggi con i social, ma abbiamo dimenticato le persone a fianco a noi, le persone vive a fianco a noi, che hanno bisogno di un aiuto, di un sostegno. Ci hanno portato a vivere in un sistema quasi di, di, di timore all'interno della società, eppure non c'è periodo più bello di quello che stiamo vivendo. L'Europa finalmente dal 1945 non ha più guerre, prima ogni anno c'era una guerra, ogni due anni, e se non era in Europa era in Turchia, e se non era era in Africa, non, da 2000 anni, diciamo da 1945 anni c'erano guerre, siamo nel miglior periodo, anche se ci sembra, sai la TV ci borbanda, ma in Europa stiamo vivendo un periodo di pace come la Pax Augustea quando nacque Gesù. E stiamo vivendo un periodo di prosperità come mai non abbiamo vissuto nella storia. Eppure non riusciamo a colloquiare, a vedere, a parlare con il prossimo. Non riusciamo. Solo Gesù ci insegna a farlo. Allora il Signore racconta una storia che non è esistita nella Bibbia, ma che noi possiamo immaginare che tante volte può, può succedere. Lui è costretto per, dire è, per rispondere al dottore della legge chi è il mio prossimo a raccontare. Una storia, non è un fatto. A Napoli diremmo, oppure possiamo dire una metafora per farci comprendere, racconta questo fatto e cosa succede? Parla di due persone religiose, un sacerdote e un levita. I sacerdoti erano quelli che facevano i sacrifici, guidavano i culti. I leviti erano a servizio dei sacerdoti, a servizio del tempio. Quindi, due persone religiose. Avete notato leggendo, entrambi passano. Oltre, entrambi lo vedono e passano oltre, cioè superano la persona di cui non sappiamo: se era nobile, se era povero, se era alto, se era basso, se era giallo. Non sappiamo niente di quest'uomo. Il Signore non vuole mettere l'accento su quest'uomo. Dice che. Un poveretto è stato aggredito e lasciato mezzo morto, i due religiosi che dovrebbero aiutarlo, i preposti che dovrebbero far vedere al mondo l'amore di Dio, passano oltre, chiudono i loro occhi, chiudono il cuore. Ora, di proposito, il Signore però a volte fa delle provocazioni, ma ci deve per forza provocare, perché è come se Lui ci stimolasse a ragionare. È come se ci simulasse a far cadere le nebbie della mente e del cuore. E allora dice al dottore della legge, ma un samaritano, ma Gesù secondo voi non sapeva che dicendo il samaritano il dottore si sarebbe irrigidito? Avete mai provato questo nel cuore? Allora le persone, quando parlano male di altre persone, parlano talmente male che poi non riescono, appena dicono quel nome stanno male. Ma non è la persona di cui parlano male che li fa stare male. È l'odio che hanno maturato, è la maldicenza che hanno vissuto, è quello che hanno dentro che li fa stare male. Si autolegano da soli, si autolegano da soli. Ieri ho visto una trasmissione, molte volte eh, mi capita di vedere delle belle cose, e un uomo raccontava come era uscito da una depressione. E lui diceva è uscito cominciando a parlare, a vedere le belle cose di cui aveva attorno. Era arrivato al limite, questo è un uomo di spettacolo. E quindi vuol dire che ha preso vita, ha, ha ripreso la vita con l'aiuto dei medici, con l'aiuto di un psicologo, però ha, ha ripreso vita modificando il suo modo di pensare. E io ho pensato in quel momento: ma guarda che bravo, Gesù ci chiede sempre di avere nella sua parola di avere pensieri più alti, pensieri nobili, tutto ciò che è buono. Se voi leggete in Filippesi, primo capitolo. Quest'uomo che non conosce Dio è stato guidato però a guardare le cose belle di cui abbiamo, le cose belle che possiamo pensare, le cose belle di cui possiamo nutrirci tutta la nostra vita. Allora il Signore Gesù nel raccontare questo fatto ci mostra che ci sono tante persone belle nella nostra vita. Cioè è vero che il, che il Gesù Samaritano è uno solo. Ma voglio dire ad ognuno di voi, quante volte avete incontrato delle belle persone? Coraggio. Io ne ho incontrate un sacco di belle persone. Ho incontrato un sacco di samaritani che mi hanno aiutato. Uomini di Dio, donne di Dio, persone amorevoli, persone che hanno pregato per me, persone che hanno pianto per me, persone che mi hanno sostenuto. Quante ne hai incontrati tu? Coraggio. Quante volte il Signore ci ha messo nella vita, non solo... Da quanti incidenti ci ha salvato, non dite per fortuna. Non ci credo alla fortuna, non credo a niente perché altrimenti dovresti vincere ogni settimana. Quindi togli da mezzo la fortuna. Non è fortuna. Dio nella sua immensa pietà vuol fare bene a qualcuno e vuole aiutare. E tante volte noi che siamo stati amati nel seno di nostra madre, ha dei momenti particolari per noi che ci ha evitato tante cose, ci ha liberato da tante situazioni. Nel parlare del samaritano, vi ho detto questi due passano oltre, ma arriva questa persona, un samaritano, una persona che per il dottore della legge è spregevole. Lui, solo al sentirlo, sta male, non lo sopporta quello, non sopporta il popolo samaritano, non li sopporta, non vuole neanche sentire il nome vuole cambiare marciapiede, non, non vuole vederlo, niente, non, no, non vorrebbe mai aver sentito questo dalla bocca di Gesù e immagino pure i discepoli. Signore, ma tu che dici in questo contesto? Signore, ma invece di farti bello con questo dottore della legge, no, no, il Signore non ha bisogno di farsi bello con nessuno, lui è il Signore, lui è il Signore, ma il Signore si deve a comprare le anime? Il Signore è il Signore. È l'uomo che ha bisogno di lui, sono io che ho bisogno di te, Signore, sono io che ho bisogno tutti i giorni di te per, vivere, per superare le mie malinconie, le mie solitudini. E la mia gioia è sapere che un giorno il piccolo Riccardo, Riccardo farà riferimento allo stesso Signore. Non potrà prescindere né da me né dal Padre, come il Padre non può prescindere da quello che io gli ho insegnato. Potrà in qualche modo sfuggire, ma ce l'ha nel sangue, capite quello che sto dicendo a me? È qualcosa che viene trasmessa. Noi trasmettiamo fede, noi trasmettiamo certezze. Noi trasmettiamo in questo mondo una speranza che nessuno ha. Gloria al suo nome. Allora guardate. Questo samaritano dice Gesù, passò accanto a lui, lo vide, lo guardò. Ora io voglio dire una cosa. Il Signore insegna a guardare le persone in un modo diverso. Noi siamo abituati quando le guardiamo a pesarle e tante volte ci facciamo dei pregiudizi. In effetti il pregiudizio bloccava questo dottore della legge. Un piccolo pregiudizio ci può frenare, un piccolo pre pregiudizio può impedire la preghiera, un pregiudizio ci impedisce di salutare, ci impedisce di prenderci un caffè, un pregiudizio. C'è un qualcosa di preconfezionato nella mente. È come se facessimo di tutto un erba un fascio. Invece il Signore vuole che le persone si guardino singolarmente per quello che sono. Amen? Sono persone, sono persone, sono persone. Se le vediamo come persone noi impareremo chi è il prossimo. Va bene, non mi interessa quello che fanno, come hanno agito, quello che hanno fatto prima, non mi interessa proprio. Io voglio vedere la persona e Gesù ci insegna ad amare quella persona. Infatti, l'uomo che è stato abbandonato, picchiato dai ladroni, noi non sappiamo chi è, perché il Signore non vuole che noi facciamo riferimenti a quello che una persona è, vuole che noi impariamo a vedere le persone che sono persone. persone. Il Signore ci ha detto di amare le persone, il prossimo sono le persone. Allora, lui lo vide e ne ebbe compassione. Notate qualche, paura, qualche parola contro i ladroni? Nessuna invettiva, niente, la scrittura non ci dice niente. Ci dice, Gesù mette in risalto la compassione verso una persona. Allora, lo prende con sé. Lo aiuta questo samaritano, lo prendi, gli offre la sua cavalcatura, ci mette olio, vino, lo cura. Non è un religioso, ma è un uomo che fa del bene a un altro uomo. Hanno bisogno, li aiuto. Non si chiede se è un Giudeo a terra, se è un altro popolo o un'altra razza, un'altra etnia. Lo aiuta e basta. Ha bisogno, io lo aiuto. Allora. Lo affida al locandiere e gli dice pensa per lui, io pagherò tutto, Gesù ha pagato tutto, non c'è niente che devi fare per comprare la vita eterna. È Gesù che è sulla croce l'ha acquistata per ognuno di noi, chi crede in lui ha vita eterna. Guardate che è un miracolo così grande, è straordinario credere che non morremo mai nel momento che morremo noi saremo già in cielo. Incredibile. Allora, voglio terminare. Il Samaritano gli dice abbi cura di lui, mi prenderò tutto il carico delle spese, pagherò tutto, pagherò tutto quello che devo pagare. E poi dice questo, Gesù chiese al dottore, quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani dei ladroni? Avete notato la risposta del Samaritano, del dottore della legge? Era talmente grande il pregiudizio che non riusciva a nominare il nome. Colui che gli usò misericordia. Non potette dire Samaritano, non ce la faceva. Chi era? Il dottore della legge voleva la vita, voleva, cercava la vita eterna, ma cercava la vita eterna senza pagare il prezzo del perdono cercava la vita eterna, cercava da Gesù qualcosa che non poteva ottenere perché non era disponibile a guardare il prossimo come una persona bisognosa. Cercare Dio senza pagare il prezzo della nostra, del nostro orgoglio, del nostro pregiudizio. Cosa succede? Gesù non gli dice niente, l'avrebbe scamato subito, no? Avrebbe Gesù... Lo sapeva che lui, non, dicendo colui che usò misericordia, aveva evitato di dire il samaritano, avrebbe potuto dire ma perché non l'hai nominato? Vuol dire che non l'ami? Avrebbe potuto approfondire. Sapete Gesù cosa fa? Perché è gentile, perché è buono, perché è più grande di ogni dottore. Lui è il dottore dei dottori. Amen. Sapete cosa fa Gesù? Fai lo stesso anche tu. In questa risposta di Gesù c'è il rinnovamento della speranza. C'è il giocarsi un'altra carta, cioè a dire provaci anche tu, non voglio guardare, non voglio sindacare il tuo pregiudizio, io non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare anche te, dottore della legge. Tu che sei pieno di pregiudizi e conosci la mia parola, non conosci me il mio cuore. E il Signore dà un'opportunità anche a quest'uomo, come diede l'opportunità alla donna cananea. Di insegnare a vedere. Una volta Gesù, stava a tavola a casa di Simone il fariseo, sempre un religioso. All'improvviso entra una donna. Questa donna, era una poco di buono, dice la scrittura, comincia a piangere ai suoi piedi, a coprirgli di lacrime i piedi. La scena è gloriosa. Gesù continua a mangiare. Il fariseo giudica sia Gesù che la donna, dice ma costei, cioè me ne sta mangiando con Gesù. E giudica Gesù, costui non è un profeta, altrimenti saprebbe chi è lui. Gesù dice una frase, Simone vedi questa donna, come la vedi? La vedi questa donna? Io sono stato a casa tua, tu mi hai offerto da mangiare, ti ringrazio. Ma questa donna, a questa donna i suoi peccati sono perdonati. Disse a Simone il fariseo: Vedi questa donna, cioè insegnò a tavola. Guarda questa donna, guarda questa sorella, guarda questa compagna tua, questo amico tuo che sta a fianco a te. Guarda il giovane che sta a fianco a te. Guarda l'anziano che sta a fianco a te. Come lo vedi? Come lo vedi? Sei capace di amarlo? Molti hanno paura di amare, perché amare costa. Invece amare è l'espressione più bella. Amare non significa che gli dica sempre sì a quello. Amare tu gli puoi dire di no, perché chi ama dice anche di no. Ma amare significa esporsi, aprirsi, vivere. Vivere senza amore è, è un ramo secco. Vivere con l'amore puoi ricevere anche delle, delle ferite, ma vale sempre la pena, vale sempre la pena, perché le, le bellezze di cui godi sono più grandi delle ferite che ricevi. Amen.